non occorre mandare il video, ma mettiamoci subito a chiamare, a rispondere ad Alessandro. Pronto Alessandro, mi senti? Alessandro, mi senti? Perfetto, io ti vedo anche. Ciao Roberto, io ci sono, eh. Perfetto, dovresti chiudere l'audio della Web TV. Subito. Subito, subito. Ecco, perché così Ecco. non c'è rientro, ti vediamo. Ringraziamo veramente Alessandro Massari perché ha fatto i salti mortali oggi per essere presente a questa nuova puntata di Nessun Pasto è gratis. Veniamo da un inizio di trasmissioni, le nostre trasmissioni sono cominciate oggi per la prima volta alle 16, lo dico per chi si fosse messo notevolmente, infatti sono aumentati, è aumentata l'audience, e lo dico per chi si fosse messo solo ora in contatto con noi, da oggi praticamente il palinsesto di TV Radicale comincerà sempre alle 16, le trasmissioni in diretta cominceranno sempre alle 16. Bene Alessandro, arriviamo subito al dunque, l'altra volta ci eravamo lasciati un pochino delineando quelle che erano le caratteristiche fondamentali del blocco di emendamenti presentati da Marco Beltrandi nella Camera dei Deputati rispetto alla manovra finanziaria. E ci eravamo riproposti oggi di andare più nel dettaglio e soprattutto di analizzare quello che è la causa strutturale, diciamo, per cui l'Italia si trova nella situazione economica gravissima che pur conosciamo, cioè questo mammozzone di debito pubblico che si è accumulato nel corso degli anni, a partire dalla metà degli anni 70 soprattutto, e poi durante il corso degli anni 80 con, ricordiamo, leggi di bilancio approvate all'85% col comune accordo di DC della DC e del PC. Ecco, Alessandro, possiamo fare questo primo excursus storico per vedere come negli anni sia con una progressione quasi geometrica aumentato questo debito pubblico e quali ne sono state le cause? Benissimo, io intanto mi congratulo per l'inizio anticipato delle trasmissioni, per lo splendido video che ho visto con un Marco che palle ripetuto quasi come un rap particolarmente efficace, le parole di Napolitano sotto, la particolare importanza della battaglia di Marco che vede nel paradigma della giustizia la causa dell'attuale società delle conseguenze, le conseguenze delle tante scelte radicali non conosciute da parte del potere e della cittadinanza, oppure semplicemente ignorate, nonostante siano state ben conosciute, come nel caso di molti referendum che sono stati vinti e poi disapplicati. Un caso per tutti, quello della RAI, che come detto è stato oggetto anche di emendamenti da parte di Marco Beltrandi, che aveva presentato all'ultima manovra finanziaria. Marco Beltrandi, che come sai è il parlamentare che ha la maggiore sensibilità nei confronti delle campagne politiche radicali economiche, perché noi veniamo conosciuti come il partito dei diritti civili, ma noi siamo il partito che ha generato la società delle conseguenze. Cioè, non aver preso in considerazione per tempo le proposte radicali di governo della complessità ha portato a queste conseguenze, le conseguenze dello sfascio della situazione carceraria, dello sfascio della situazione della giustizia e dello sfascio della situazione economico-finanziaria. Per voler essere rapidi, farò un excursus, diciamo così, con l'accetta di quello che è stato la disciplina di bilancio in Italia dalla Costituente in poi. Noi sappiamo che l'articolo 81 della Costituzione fu previsto per poter prevedere la copertura delle leggi di spesa, perché il suo artefice, Luigi Einaudi, era ben cosciente del fatto che i parlamenti nati per vincolare la possibilità di tassazione del re hanno nel corso del tempo con la democraticizzazione, con l'avvento dei partiti di massa all'interno dei parlamenti, iniziato a una politica di dispendita per una conquista di diritti sociali, politici e civili necessarissima. Ma lo stesso Einaudi metteva in guardia dalla necessità di evitare comportamenti irresponsabili, cioè che si professassero sulla carta diritti poi irrealizzabili per mancanza di risorse. Di fatto quindi quando si decideva una spesa c'era bisogno di trovare la copertura finanziaria, che voleva dire o maggiori tasse o riduzione delle altre spese. Ti rendi conto che questo è un comportamento che non premia da un punto di vista elettorale.
E quindi, a parte i primi 10 anni, dove l'influsso di Einaudi stesso, prima la Banca d'Italia, poi la Presidenza della Repubblica, dove numerose volte si avvalse del potere di rinvio alle Camere delle leggi proprio per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, per la mancata copertura, è iniziato in Italia un processo imitativo dei maggiori paesi europei, cioè la realizzazione di un welfare state. Ora, questo è assolutamente necessario. Il problema è che noi l'abbiamo fatto in ritardo. Ovvero, negli anni 60, quando tutti i maggiori paesi europei, sulla base del modello inglese, diciamo, noi ricordiamo non solo le politiche keynesiane, ma anche quelle di Lord Beveridge, che voleva un cittadino assistito dallo Stato dalla culla alla tomba. Questo, a prescindere dalla finalità positive che aveva, presupponeva la possibilità di avere delle risorse da spendere. L'Italia, durante il boom economico, queste risorse le aveva, e infatti il ricorso al deficit fu minimo, le politiche di bilancio furono sane, e però non si realizzavano molti diritti sociali. Questi arrivarono negli anni 70. Arrivarono negli anni 70 sulla scorta della protesta, diciamo, del 68, che aveva delle rivendicazioni, e quindi i partiti al governo non volevano inimicarsi la base elettorale, i partiti di opposizione volevano garantirsi dei diritti, e quindi questi furono concessi, come è naturale che sia, però purtroppo ricorrendo al deficit. Questo deficit si è accumulato nel corso degli anni fino a diventare preoccupante. Non starò qui a ricordare quanto già tu hai mirabilmente descritto, cioè l'85% dei consensi in commissione competente in sede legislativa, che ricordiamo è il modo per eludere l'Assemblea, per non far conoscere quanto viene detto, perché si pubblicano solo i resoconti stenografici e delle dirette televisive si attraccia solo negli ultimi anni, quindi negli anni in cui si creava quel debito, fine degli anni 60, inizio degli anni 70, era sconosciuta l'accordo sotterraneo che esisteva tra tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. I radicali entrarono in Parlamento e coniarono uno slogan, il partito unico della spesa pubblica, e questo era quanto stava accadendo. Stava accadendo, e non bisognava essere degli abili economisti per capire che se ogni anno si va a spendere più di quanto si guadagna, prima o poi si va in fallimento. Questo vale per una famiglia, vale per un'impresa, e pur considerando tutte le necessarie politiche anticicliche che le manovre di bilancio e finanziaria consentono agli stati, non si poteva spendere in deficit permanente, perché la teoria e la pratica vorrebbe che quando le cose vanno meglio, come negli anni 80, quelli che poi videro Craxi, videro De Mita, videro molti, creare davvero un secondo boom economico italiano, quando il PIL cresceva, e quindi ci sarebbe dovuta essere stata un'entrata fiscale maggiore. E invece, un po' per non inimicarsi i soliti rossati, un po' per un vizio genetico italiano, per l'evasione, molto per incoscienza, non si fece nulla. Crivellini propose quindi una lettura particolare dell'articolo 81, sostenendo che c'era la necessità di limitare a una quantità, al 10% del totale delle spese, il ricorso all'indebitamento. Era una lettura comunque incostituzionale dell'articolo 81, però facendolo con legge costituzionale legalizzava l'esistente, come in tante altre piaghe della società. È stato così per l'aborto, è stato così per il divorzio. Legalizzare vuol dire regolamentare e controllare. Non sono stati ascoltati, dopodiché, storia recente, iniziano gli anni 90, il grande attacco speculativo al nostro paese, la perdita di moltissime riserve auree, l'uscita dallo SME, tassi di inflazione che arrivarono al 15%, insomma una catastrofe, e il trattato di Maastricht. Il trattato di Maastricht sarebbe stato un po' la soluzione procedurale al processo di bilancio, infatti si inseriva la linea della tendenza del pareggio con comunque dei parametri numerici, il 3% del debito annuale e il 60% del debito totale non potevano essere superati. Avevamo un'opportunità storica, perché noi avevamo dei rendimenti dei titoli del debito che erano 12-14% prima dell'adesione al sistema ordinario, a tassi di remunerazione del 3-4-5%, quindi avevamo veramente molte risorse per rientrare dal debito. Si è invece scelto in modo indiscriminato di continuare a fare spese non produttive, continuare a utilizzare il debito invece che la riduzione delle spese correnti. Ormai il nostro Stato assorbe la metà delle risorse prodotte dal sistema paese,
E nulla, questa è la soluzione attuale, quindi siamo arrivati a una proposizione di una proposta di legge che ricordo è frutto di un lavoro collettivo. Innanzitutto ho già ricordato Marco Beltrano, che con me coordina il gruppo di lavoro, il gruppo Economia Radicale, ma ricordo Daniele Bertolini e Geppi Rippa, entrambi membri di direzione, siamo partecipi del Club Ernesto Rossi che si è fatto promotore di questa proposta, e poi tanti altri compagni radicali che si occupano di economia e che ci hanno sostenuti nel portare avanti questa battaglia, che ricordo io ho iniziato nel 95 quando entrai nel partito, Daniele Bertolini nel 2006 quando entrò nel partito, quindi la nostra attenzione alle dinamiche di bilancio finanziarie sono antiche, e quindi siamo arrivati un po' alla proposizione di una nuova normativa dell'articolo 81 che è rivoluzionaria letteralmente, perché pone in essere una serie di, diciamo così, di strumenti tecnici per tentare di strutturare una politica di bilancio sana, una politica di rientro dal debito che possa nel medio-lungo periodo fare dell'Italia un paese normale, come dicevo un tempo D'Alema. Io mi vorrei fermare qui, non so se prima sì. di iniziare il taglio del provvedimento presentato da Marco Beltrandi, perché ho già parlato molto. Sì, no, ma tranquillo, ti ho ascoltato con attenzione Alessandro, ma rispetto a questa prospettiva, quella della riduzione del debito, ma dico, ce la vogliamo ancora raccontare? Esistono dei margini per una riduzione strutturale del debito? E se esistono, entro quanti anni questo potrà accadere? Ma soprattutto, quali le riforme indispensabili da attuare per poter ragionevolmente presupporre una strutturale riduzione del debito entro, diciamo, dei limiti fisiologici? Sai, il debito ha un valore assoluto nominale del 1900 miliardi, però c'è un rapporto tra l'entità del debito e l'entità del PIL. Ora, è questo il dato fondante ed ecco perché tutti parlano di necessità della crescita per il Paese. Perché si tratta di un rapporto. Al numeratore c'è il debito e al denominatore c'è il PIL. Tanto più crescerà il PIL, tanto minore sarà il rapporto tra il debito e il PIL stesso. E quindi andiamo al dunque, ritorniamo ai discorsi dell'altra volta. Le riforme strutturali, noi dobbiamo rendere più efficace l'azione della pubblica amministrazione, riducendo le spese. Qui dobbiamo applicare un controllo di gestione in cui si valuti l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle azioni intraprese. Si devono attribuire delle responsabilità, perché il politico decide e poi il tecnico applica, in piena autonomia, ma con oltre che autonomia, responsabilità. C'è poi la necessità di rendere maggiormente dinamico il mercato, e allora noi abbiamo bisogno di quel processo di liberalizzazione per rendere più dinamica la produzione di beni e servizi che normalmente vengono con maggior capacità forniti dal privato, perché gestisce la cosa propria. La res pubblica è di tutti, la res privata è solo di uno. È chiaro che dico una banalità, ma insomma l'istinto egoistico in questo caso è funzionale al miglioramento del rapporto tra efficienza, efficacia ed economicità. Ci sono poi le riforme del sistema sanitario, del sistema pensionistico. Se noi non andiamo ad aggredire strutturalmente queste fonti di spesa che sono fondamentali, ma che costano quanto la Svezia, fornendo un servizio dei paesi del Maghreb, insomma, senza nessuna offesa, perché stanno crescendo, si stanno battendo per una liberazione dai regimi precedenti, però questo è il grande dilemma italiano. Noi paghiamo la sanità quanto in Svezia, ma abbiamo dei tassi di rendimento ben inferiori. Se noi non riusciamo quindi a fare tutto insieme quello che non abbiamo fatto nel corso dei 60 anni, cioè razionalizzare la spesa, e incrementare la produttività e soprattutto una seria battaglia contro l'evasione fiscale, che è un elemento strutturale del comportamento degli italiani. Io l'ho detto l'altra trasmissione, insomma, l'Italia purtroppo è stato un paese per lungo tempo dominato, quindi vedevano il potere come colui il quale tassava per portare via all'Italia le risorse che andavano in Francia e in Spagna, e veniva imposta la leva. Quindi il potere era visto come fonte di furto, anche perché i servizi non venivano resi. La partitocrazia purtroppo la spesa pubblica ha garantito una clientela molto leale da un punto di vista elettorale, e però è chiaro che chi lavora perché
avuto una spinta, una raccomandazione, diciamo che non è tendenzialmente la persona che ha i maggiori incentivi e stimoli per essere produttivo, brillante, efficiente, costante. Questo è il sistema, è la società delle conseguenze. Le conseguenze di tante mancate applicazioni delle regole porta poi a questo tipo di situazione. Noi adesso siamo veramente sull'orlo del baratro, ma ricordo che nel 92 noi eravamo ugualmente sull'orlo del baratro. Io mi sono divertito ad andare a vedere quello che diceva Amato sulla manovra del 92. Amato diceva: sono misure difficili da digerire ma necessarie, siamo sull'orlo del precipizio, non potevamo fare altrimenti, italiani mettetevi una mano sul cuore e una sul portafogli. Oggi piange il cuore a Berlusconi e infatti Amato nel 92 parlava proprio di mettersi una mano sul cuore. Ma senti Tremonti che diceva nel 92: la manovra è ordinata più al consolidamento che al risanamento della finanza pubblica, la pressione fiscale non sale restando sostanzialmente invariata rispetto al 91, semplicemente le forme di tassazione straordinaria attivate e terminate l'anno scorso sono sostituite da nuove forme tecniche di tassazione. Tutto in una logica contabile, ragionieristica. Già allora Tremonti dimostrava una scarsa sensibilità per le riforme strutturali, ma era attento al dato contabile veramente di corto respiro, senza nessuna capacità di prevedere nel medio e nel lungo periodo le politiche necessarie al rientro, come tu stavi chiedendo giustamente prima, insomma. La manovra del 92 fu pari a 93.000 miliardi, era il 6% del PIL, 42 miliardi e mezzo di nuove entrate e 43 miliardi e mezzo di minori spese. Addirittura nel 92 la riforma fu più coerente, nonostante, ricordo, ci fu un'odiosa tassa che mise le mani nei conti correnti. Prelevio forzoso, no? Sì, io ricordo un mio amico che aveva preso un mutuo per comprare casa, era disperato perché il giorno prima aveva avuto i soldi, il giorno dopo doveva andare a versarli al costruttore che gli vendeva casa, e lui non aveva più i soldi perché nella notte gli avevano tolto quello 0,6% che poi non gli dava la possibilità di poter saldare integralmente il debito che aveva contratto e quindi acquistare la casa. Ecco, sì, prego. Già Nicolacione dalla chat chiede: cosa pensi della possibilità di una patrimoniale? Ma sai, io ritengo che innanzitutto lo Stato debba prima di tutto pensare a tentare le riforme, perché questo è un elemento fondamentale. Dopodiché si potrebbero vendere per esempio tanti immobili in proprietà dello Stato che non sono utilizzati, oppure si potrebbero utilizzare. Marco Beltrandi, a proposito di tante caserme ospedali, aveva previsto una riconversione per uso abitativo popolare. La patrimoniale è comunque migliore di tante altre forme di tassazione, perché se non altro evita di andare a vedere quanto è formalmente dichiarato dai nostri concittadini, che spesso, abbiamo detto, hanno una insana passione per l'evasione fiscale, e almeno sul patrimonio c'è poco da parlare. Insomma, beni patrimoniali, siano essi immobili, immobili registrati, esistono, sono fisici, sono tangibili, anche se sono imputabili a società di comodo, con delle, diciamo, con gli strumenti tecnici di cui si dispone oggi, con internet, la Guardia di Finanza potrebbe tranquillamente capire dove c'è una società di comodo che consente l'elusione o l'evasione, dove invece c'è la necessità oggettiva di imputare a soggetti terzi, non alle persone fisiche. Immediato, è triste, ma insomma è meglio la patrimoniale, perché lì si vanno a colpire anche i beni di tanti evasori piuttosto che altre misure. Però la patrimoniale è una tantum, parliamoci chiaro, certo. Quindi nell'immediato può essere utile per evitare il disastro, ma poi bisogna mettere mano strutturalmente ai problemi che noi analizziamo. Primo tra tutti un elemento tecnico fondamentale, cioè la conoscibilità delle manovre prese, delle decisioni prese in manovra, perché noi abbiamo un coacervo di documenti di bilancio che impediscono mica ai cittadini di conoscere, ma ai parlamentari. I parlamentari votano leggi di bilancio e finanziarie, adesso la legge di stabilità, perché nel 2009 c'è stata una nuova riforma, ma non sanno proprio che cosa vanno a votare, perché prima avevano 6.000 capitoli di spesa, cioè che erano proprio il dettaglio minuscolo, ma senza un indice, senza una leggenda, quindi non si capiva niente. Adesso per capitoli e missioni sono aggregati grandi, in cui vengono messi, diciamo, dei nomi che rappresentano il tutto, con grandi numeri, e quindi a questo punto si è passato da un'estrema
dettaglio della composizione della spesa ad aggregati troppo ampi, per cui non si riesce a trovare il problema, ed è anche procedurale il problema del debito, perché è un problema di conoscenza, un problema di informazione, è un problema anche di classe tecnica, perché qui nessuno lo dice. Abbiamo la ragioneria dello Stato che fa delle previsioni sull'economia, con dati che non si sa dove vengono, se hanno un'omogeneità con il resto del sistema, se sono coerenti con quelli dell'Istat, se vanno in conflitto con quelli del Fondo Monetario, con il sistema delle banche centrali. Abbiamo veramente delle strumentazioni tecniche che quantomeno non sono chiare. Ecco, come al solito. Ecco. Siccome per me la democrazia è trasparenza, perché la partecipazione di 60 milioni di italiani, anche se esiste internet, non può essere permanente. Ma il controllo sì. Ma non solo questo, non ci sono neanche dei giornalisti che spieghino fino in fondo nei dettagli quelle che sono le manovre. Si limitano solamente a titoli eclatanti, ma in realtà la cosa più preoccupante è quella che dici te, la mancata conoscibilità e quindi conoscenza da parte degli stessi parlamentari. Arrivano altre domande. Scusa, nome e cognome, nel momento in cui Confindustria, la Mercegaglia, con il Sole 24 Ore, arriva a sponsorizzare la patrimoniale, pur di non fare riforme di struttura, abbiamo capito qual è il sistema delle corporazioni, dei vincoli, il partito unico della spesa pubblica. Confindustria sta sponsorizzando la patrimoniale per non fare le riforme di struttura. Ecco perché io dico, può anche andare bene, ma bisogna fare le riforme. Parliamoci chiaro. C'è chi preferisce pagare un tantum per poi poter continuare in futuro a proseguire in questa passata laburiana che tutti sperano possa arrivare quasi magicamente, poter continuare nell'investimento, come dire, particolarmente redditizio che esiste in Italia, perché si hanno sussidi, si hanno elusioni, si hanno favori, insomma è un sistema particolarmente complesso. Ecco, altre domande che arrivano dalla chat, sempre Gianni ti chiede, un default di un membro della Unione Europea, quanto potrebbe essere un precedente pericoloso per il sistema dell'euro? Lo è decisamente, ma dipende anche dall'ammontare del debito, perché se il default è del Lussemburgo, l'altra volta per esempio un nostro ascoltatore diceva, ma perché non fate come l'Islanda? L'Islanda è entrata in default e non ha pagato nessuno. L'Islanda però aveva un'economia e un'incidenza sull'economia globale che non era eccessivamente diciamo importante. Allora, il principio del default è da evitare, tanto che adesso gli Stati Uniti, che hanno generato questa crisi, ricordiamolo, perché hanno creato un sistema di mutui subprime che non era sicuro, quindi sono partiti dal mondo dell'immobiliare, lo hanno trasferito nel mondo finanziario, dopodiché hanno trasferito i debiti privati in debiti pubblici, creando questa involuzione, e vengono a dire all'Europa state attenti. Premesso quindi che negli Stati Uniti c'è stato un sistema di regole inefficienti e spesso non rispettate, e noi ricordiamo, per noi radicali il mercato non è la giungla ma il rispetto di poche, scarne, efficienti regole, è pericoloso, perché se il default lo fa l'Italia sicuro ci portiamo appresso tutta l'Europa e quindi ci portiamo appresso gli Stati Uniti e quindi apriremo il varco a un dominio economico del mondo rappresentato dalla Cina, dall'India, neanche più da Russia e Brasile che cominciano ad avere le prime difficoltà. La Grecia è tecnicamente già fallita, quando tu non rendi non solo la percentuale di interessi indicata, ma cominci ad erodere il capitale investito, lì tecnicamente la Grecia è già in default. È stato il frutto di una mancata volontà politica da parte dell'Europa, la Germania che non credeva più ai vincoli solo numerici, ha lasciato al mercato la possibilità di far giudicare le manovre e chiaramente lì la speculazione è entrata in gioco con un voto permanente, un voto di fiducia o di sfiducia permanente, anche con delle strumentalizzazioni, in Italia per esempio non solo verso Berlusconi ma soprattutto verso il patrimonio italiano che potrebbe essere venduto a prezzo vile come nel 92 facendo l'arricchimento dei soliti noti. Noi speriamo che il processo di privatizzazione e liberalizzazione sia fatto per andare a coprire il buco enorme del debito pubblico, quindi i gioielli di famiglia si devono vendere non a prezzo vile ma a prezzo pieno perché c'è rimasto solo quello, poi non sappiamo più come fare. La stessa Grecia, insomma, per salvarsi è dovuta ricorrere agli investimenti cinesi che in cambio gli hanno acquistato letteralmente il porto del Pireo come una grande finestra sul Mediterraneo. Esatto, sottraendo a Napoli un ruolo che aveva svolto fino all'anno scorso, perché sostanzialmente il porto di Napoli era quello individuato dalla Cina per poter
far giungere la maggior parte delle merci in Italia e anche nel resto d'Europa. Ecco, Gianni sta facendo una marea di domande in chat e me le sta bruciando tutte. Parto dall'ultima che ha fatto, anzi no, c'è Valeria, prima facciamo una domanda di Valeria, così alterniamo un po' le domande degli interlocutori. Valeria chiede, cosa pensa della proposta di introdurre un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili? Guarda, io credo che la situazione italiana, la situazione degli imprenditori italiani sia drammatica per gli imprenditori sani, diciamo, per quelli che effettivamente pagano le tasse. Quindi andare ad aggredire ulteriormente l'impresa con delle tasse, io sono sempre molto attento. Però se si vanno ad attaccare quel tipo di sostanze che producono energia in modo inefficace e si premiano le fonti rinnovabili, ma in modo serio, allora io sono d'accordo. Se devo andare a tassare di più il consumo di cherosene e poi devo dare dei sussidi alla produzione eolica, che è assolutamente improduttiva e mi aumenta il debito pubblico, io dico stiamoci attenti, perché sull'ecologia, sull'energia si può fare facile demagogia. Quindi bisogna, come sempre, valutare concretamente i costi e le opportunità. Quindi sì all'energia pulita, no a quegli incentivi che aumentano il debito pubblico, formiamoci una coscienza ecologica e invece che tassare il cherosene andiamo a comprare energia frutta da fonti rinnovabili, magari pagandola di più, e chi se lo può permettere, soprattutto i più abbienti, dovrebbero avere questo buon gusto. È un po' come le paure malthusiane di chi pensa che al cibo non possa più garantire la salute. Per comprare il cibo biologico non solo bisogna aspettare 20 anni, e quindi, come si dice a Roma, sai quante sole ti vendono per biologico che invece non lo sono, ma soprattutto devi avere più soldi. Quando c'è recessione tu hai fame, devi comprare i prodotti della serra, anche se sono meno buoni, meno saporiti. Quindi è un discorso di equo contemperamento degli interessi, perché a prioristicamente andare avanti con gli slogan, con dei concetti ideologici, possiamo farci male in questo momento. Bisogna essere freddi, lucidi, pragmatici e fare il meglio delle nostre possibilità con le poche scarse risorse che abbiamo. Ecco, altra domanda che viene sempre dalla chat: cosa pensi di un governo che nella persona del suo capo ha usato in passato espressioni, per essere morbidi, poco nette verso l'evasione fiscale? Ma si tratta di istigazione al reato, semplicemente. Ma l'ho detto, insomma, però viene da prima, insomma, Roma ladrona della Lega. Ma è diffuso nel corpaccione italiano, è diffusa questa grande avversione al pagamento delle tasse, perché noi non ci sentiamo cittadini, noi ci sentiamo sudditi che hanno bisogno di amici per chiedere favori ed essere più furbi del vicino. Quindi io credo che Berlusconi, con la sua istigazione a non pagare le tasse, abbia semplicemente cavalcato una concezione diffusa tra i cittadini come un comportamento che poi alla fine non viene percepito come un reato. Sostanzialmente se rubi in banca sei un ladro, se non paghi le tasse sei un furbo, sei un bravo, sei uno che si... una sorta di legittima difesa. È un malcostume generalizzato che da Berlusconi fino all'ultimo degli stagnini credo venga, con tutto il rispetto, insomma, ma è noto che il mestiere dell'idraulico è molto redditizio, pare che sia in cima all'elenco dei... di quelli che meno dichiarano effettivamente quanto guadagnano, e insomma è l'Italia che Berlusconi ha rappresentato magnificamente. Berlusconi, ecco. Godereccio è un pezzo d'Italia, ma quante volte abbiamo visto dei personaggi analoghi a Berlusconi fare tutto questo e magari sorriderci. Certo. Eravamo fieri delle magliette Italian Do It Better, insomma, ecco. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. E purtroppo non lo facciamo meglio di altri, evidentemente. Allora, a proposito, ecco, questa domanda che ti volevo fare a proposito delle agenzie di rating, poi Gianni te la fa più complessiva, dando uno sguardo anche alle economie nazionali e alle banche. La domanda è questa. Sì. Quanto si può credere alla loro reale autonomia rispetto alle suggestioni nazionali o alle lobby economiche, in particolare rispetto all'agenzia di rating? Nessuna, perché è un'agenzia di rating che non mi segnala il rischio di default delle tante banche d'affari statunitense. Il fatto che Fred e Mac, se tu ricordi, erano gli istituti pubblici che emisero i titoli
su Prime per far acquistare la casa a tutti, anche a chi non aveva i soldi per pagare i mutui. Se consideri che ormai delle dichiarazioni che vengono fatte contro Berlusconi, che è indifendibile, perché rendiamoci conto, Berlusconi ha condotto delle politiche economiche indifendibili e noi le abbiamo avversate in tempi non sospetti. Questo tentativo di usare il bunga bunga per screditarlo mi sa molto di, come dire, di fondamentalismo quacquero, che è allineato in Italia e che prende piede nei paesi anglosassoni, che hanno una tradizione cattolica che gli impedisce il ricorso al pentimento, alla confessione, cosa che invece noi italiani facciamo molto bene. Sostanzialmente, quando si sente dire che il governo non è credibile, quindi bisogna far cadere il governo per poter risolvere il problema, io sono preoccupato, perché oggi cade Berlusconi, domani può cadere Vendola, dopodomani può cadere chiunque. Insomma, qui bisogna anche ripristinare il rapporto tra le forme di democrazia e le forme di efficienza tecnico-economica, perché i privati, come detto prima, mica sono migliori del pubblico così per grazia ricevuta. Se ci sono dei grossi interessi speculativi, se c'è la possibilità di acquistare il patrimonio pubblico di molti stati, noi abbiamo visto nel 92-93 che cosa è accaduto a livello internazionale, la spesa che ha pagato l'Italia. Quindi io ritengo che queste agenzie di rating, e Vegas lo ha fatto chiamando una nota agenzia di rating alla Consob per sapere come mai aveva, prima che la manovra di luglio fosse nota, aveva già cominciato a dire che non andava bene. Quindi io ritengo che Berlusconi non abbia condotto una politica economica che gli possa essere riconosciuta come efficiente. Ritengo immorale che venga attaccato per il bunga bunga e non per questi motivi sostanziali. Ritengo però pericoloso che una banca privata possa, magari per interessi inconfessabili, attaccarci per poter prendersi il meglio di quanto il sistema paese potrebbe dover svendere. Insomma, quando uno è con i debiti, si sa che vende la casa a un prezzo inferiore perché deve fare cassa velocemente. Magari l'acquirente ha qualche vantaggio a spifferare i 420 che uno sta sull'orlo del fallimento, e quindi è meglio non prestare soldi, non fare commercio, e quindi sostanzialmente comprare al prezzo vile i beni migliori. Ecco, questo è veramente un elemento. Io che ritengo l'economia privata fondamentale, io che credo nel libero mercato, credo anche nella necessità di regole. Ecco, le regole sovranazionali che solo intendono questi meccanismi sono basati tutte su automatismi non scritti, tutti su una sorta di lex mercatorum medievale, che però presenta gravi asimmetrie, perché questi sono dei complessi finanziari che fatturano molto più degli stati, quindi hanno un potere molto molto forte, tendenzialmente eversivo. Questo ve lo dico proprio sinceramente. Ecco, Alessandro, la liberale... sì. Prego. Ci sono gli ultimi 7-8 minuti di trasmissione, ci sono alcune domande. Io però, sì. Roberto, però ti dico una cosa, siccome volevo parlare con diffusione della proposta di modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Possiamo prenderci qualche minuto in più, tranquillamente. Come vuoi, se no potevamo anche tranquillamente parlare di quello che avevano chat, e poi magari in un'altra puntata poter poi spiegare il contenuto, perché io ho raccontato fino a Crivellini quali sono state le dinamiche. Certo. Allora facciamo una cosa, andiamo avanti con queste domande perché ormai mancano 7 minuti, e poi la prossima domenica, se vuoi, facciamo un altro speciale, sempre Nessun Pasto è Gratis. Allora io sì. Va bene. Facciamo così. Allora, ti dico, Alessandro, ci sono alcune domande che non ti avevo posto, ma le conserviamo in chiusura per sorridere un po' insieme, se me lo consenti, senza voler dileggiare il chatter che ha fatto queste domande. Allora, la prima domanda è questa. Radio Radicale pesa per circa 25 miliardi di lire all'anno sull'erario pubblico. In base a cosa ci sono sempre stati solo rinnovi di una convenzione che è data oramai da 20 anni, mai una gara d'appalto, mai un concorso pubblico, solo rinnovi, partitocrazia? Devo dire, appunto, facciamo un po' off topic, te lo dico, è un po' off topic, però se questo andiamo a vedere quali sono le regole, andiamo a vedere quali sono i costi, andiamo a vedere quali sono le efficienze. Radio Radicale vinse un bando di gara. Quel bando di gara fu vinto perché nessuno, anzi, proprio l'inizio della storia è questa: i radicali entrarono in Parlamento e il finanziamento pubblico lo riconvertirono non per spese di partito, ma per far conoscere agli italiani che cosa accadeva in Parlamento.
ricordo militanti comunisti ottantenni che piangevano perché finalmente sentivano la voce dei loro rappresentanti in Parlamento e ringraziavano noi radicali. Io ero molto giovane, loro erano molto anziani, parlavamo di politica e riconoscevano questa. Questo servizio è stato reso gratuitamente fino a quando non è stato più possibile perché aveva assunto un onere particolarmente ampio. Noi trasmettiamo per conto nostro, tra virgolette, cioè come radio di partito, tutti i congressi di tutti i partiti, diamo voce a tutti e poi con la convenzione trasmettiamo le dirette parlamentari. Queste dirette parlamentari sono state vinte sulla base di una gara e poi le convenzioni sono state rinnovate con atti del Parlamento. Ora noi spendiamo circa un quinto di quanto spende Radio Parlamento producendo il 400-500% in più di ore di trasmissione, sempre in diretta o al massimo in diretta differita, quando Radio Parlamento, nonostante ci siano degli ottimi giornalisti, non hanno proprio l'input a far conoscere cosa accade in Parlamento perché c'è una sorta di censura generalizzata nei confronti della totalità degli atti che vengono in Parlamento, quindi li seleziono. Come detto, noi abbiamo rispettato la gara. L'abbiamo vinta, quindi questa è la convenzione vinta con gara. Il rinnovo viene fatto perché non si presenta nessuno, perché Radio Parlamento esiste, fornisce un servizio talmente scadente, per scelta da parte della dirigenza RAI e non per mancanza e carenza dei giornalisti, che Radio Radicale viene ritenuta unanimemente da tutto il Parlamento come uno strumento indispensabile addirittura di lavoro, di conoscenza, quindi un costo miserrimo rispetto a quello della RAI. Una qualità decisamente superiore, ognuno può comparare la qualità, e in più una gara vinta, perché noi non è che abbiamo preso la convenzione sulla base di un privilegio, un articolo di legge che ci ha ottriato dei soldi, noi abbiamo vinto la gara e poi la convenzione è stata rinnovata nel corso degli anni, sempre con norme di legge, quindi con l'approvazione del Parlamento, con il concorso di tutti. Partitocrazia? Probabilmente la partitocrazia si rende conto che senza Radio Radicale perderebbe la possibilità di conoscere cosa accade veramente nel paese, oltre che nel Parlamento. Una radio libera, una radio che pubblicamente dichiara quanto necessita, i propri costi, che vi ho detto sono risibili rispetto al servizio reso. Compariamo i costi, le opportunità, i benefici o i sacrifici e credo che chi sia in buona fede non ci possa dare partitocrazia, insomma noi diamo un servizio pubblico. Questo Alessandro, credo che la risposta sia più che sufficiente. Sempre non per voler dileggiare il nostro web ascoltatore che si chiama Americano, che già lo conoscerete l'altra volta, cioè quest'altra domanda che invece fa sorridere veramente. Allora, la seconda domanda di Americano è questa. Il debito pubblico italiano ed il malcostume politico è schizzato verso l'alto con la campagna radicale sulla fame nel mondo, o sbaglio? Beh no, sbaglia, il debito pubblico è schizzato quando nel 68 ci fu il passaggio alla sanità, al sistema sanitario nazionale come giusto che fosse, e quando poi si agganciarono le pensioni allo scatto automatico con la congiuntura, esattamente come con gli stipendi dei tanti lavoratori. Ho detto, è stato la costruzione di uno Stato sociale in deficit che ha fatto schizzare il debito pubblico, altro che le spese per la fame nel mondo, rappresentavano lo 0,6%, passavano dallo 0,3% all'1% del bilancio interno dell'Italia, insomma, se noi pensiamo che l'1% dell'intero bilancio destinato a risolvere il problema di quelli che adesso vengono con i barconi a cercare lavoro in Italia. Noi avevamo previsto con 30 anni di anticipo quale sarebbe stato l'effetto di questo distacco del mondo occidentale dall'Africa. Noi dicevamo c'è bisogno di insegnargli a pescare e non portargli il pesce. Avevamo coerentemente chiesto un incremento degli stanziamenti italiani a favore dei paesi in via di sviluppo. Se poi da qui vogliamo dire che lì è nato il debito pubblico, beh, è nato ben prima, insomma. Nato alla fine degli anni 60, noi siamo arrivati all'inizio degli anni 80 con quello che era la soluzione per evitare che i barconi di tanti immigrati adesso andassero in Francia sugli scogli, morissero, arrivassero qui e poi sono sostanzialmente degli schiavi che sono costretti a lavorare in un modo infame
oltretutto senza nessuna regolarizzazione, e sempre Beltrandi ha presentato un emendamento per far emergere tutti questi migranti che hanno un lavoro, per regolarizzarlo e contemporaneamente consentire loro una vita civile e noi avere il provento delle tasse di queste persone che, lavorando in nero, invece arricchiscono i propri datori di lavoro. Poco da fare, perché bene, c'è la complicità. Bene Alessandro, io credo che veramente sempre più continuiamo a parlare più escono fuori nuove cose da chiederti, quindi domenica prossima sicuramente approfondiremo, e magari se riusciremo ad avere anche Marco in collegamento sarebbe bello fare un'ora densa con la presenza anche di Marco Beltrandi, se lo vuoi contattare te, altrimenti lo contatto direttamente io. Mettiamoci d'accordo così in diretta. Lo facciamo entrambi, così almeno vede quanto è importante la sua presenza, che parlare poi della sua proposta di legge insieme sarebbe particolarmente importante, interessante. Marco, ti ho detto, ha una passione, una competenza specifica nell'economia che è di stimolo a noi tutti e ci ha portato spesso a impegnarci per realizzare quanto poi stiamo raccontando. Benissimo Alessandro, ringraziamo Alessandro Massari, è veramente sempre preciso e puntuale nelle risposte alle nostre domande, e l'appuntamento, ricordiamo, è per domenica prossima con Alessandro Massari, Nessun pasto è gratis. Ciao Alessandro, appuntamento a domenica prossima, grazie di nuovo. Ritorniamo. Ciao Roberto. Ciao Alessandro, ritorniamo nello studio. A questo punto è la volta, senza dovrebbe essere la volta, è la volta di...